Ragazzi, io sono RS92Gamer e benvenuti in questo nuovissimo video della Gamer Vanilla. Oggi andremo a bucare la bedrock per fare una base segreta veramente incredibile. Ed eccoci ragazzi, non andremo a bucare la bedrock ovviamente di fondo, ma andremo a bucare... Andremo a bucare quella del tetto del Nether. Ragazzi, io ho già fatto un albero, tra virgolette, che è un albero sopra un albero, cioè è una pila di alberi sostanzialmente, ovvero quella, e però dobbiamo andarci, quindi prendiamo la enderpearl, ci lanciamo, cacca, è incavolato questo qua da uccidere, il magma cube. Ok, tanto non vi ho ancora fatto vedere il Nether perché lo scorso episodio era veramente pochissimo tempo, ma oggi eccoci con il 101esimo episodio della Gamer Vanilla e non ho messo una texture pack perché mi sono dimenticato. Comunque, come al solito, link in descrizione. E vi ricordo anche che siamo in live, ho il canale live, quindi andate, link in descrizione, mi raccomando. Allora, qui da qualche parte, devo prendermi anche una night vision, però qui, qualche parte, comunque qua, mi ricordo se era qua forse, no, ok, quindi allora, l'avevo fatto, però non avevo ancora messo la scala, quindi ragazzi, qui c'è l'ultimo blocco del Nether, ma io sono molto stupido, davvero tanto. Quindi qua, sì, forse riusciamo a cavarcela. Mettiamola qui. Ok, riproviamo. Ok, quindi segniamoci un attimo le coordinate qua. 31, 125, 108. Ok. Quindi ora ragazzi ci mettiamo qui. Ai. Okay. Tentativo primo fallito. Ok, siamo sopra. Adesso... 31, 125, 108, quindi 31, andare solo. Ok, 31 però giusto. Quindi 31, 108, ok, qui. Quindi qua, dato usciamo un attimo, sono incartato, quindi mettiamo qua questa, mettiamo la polvere di redstone qua di fianco. Ok, quindi allora. Ok. Non vedo niente, quindi sarà molto difficile. Allora, come prendiamo? Ok, pensavo di aver dimenticato qualcosa. Allora, prendiamo il binario rilevatore, il binario attivatore, i binari normali e il binario alimentato. E mettiamo questo qui, questo qui, questo qui e infine quello alimentato. Ok? Però in verità no, perché poi si accavallano, quindi poi prima mettiamo la red block di redstone qui e qui con i binari e poi mettiamo successivamente questi. Però come potete vedere si accavalla, quindi dobbiamo mettere prima i binari, ecco qua, adesso funziona. Ok, adesso va bene. Adesso funziona alla perfezione. Ma io sono anche stupidino, perché non mi ricordo il tutorial a memoria. Cioè, non me lo ricordo tutto a memoria. Parte iniziale sì, ma non tutto. Quindi, vabbè. Iniziamo a mettere così, il pistone. Il gas pure qua sopra. Solo sì. Comunque, questo qua è di appoggio. Dobbiamo mettere prima il pistone appiccicoso. Ok ragazzi, quindi rivolto verso il basso in questo modo, poi togliamo questo. Io mi dimentico sempre di mettere in carica le cose perché devo vedere i tutorial, se no non dovrei metterli a posto, ma visto che dobbiamo vedere i tutorial, ci attrezzeremo così. Allora, comunque,
Poi mettiamo, qua abbiamo messo il sistema appiccicoso, giusto? Ok, sì, quindi lo rimettiamo, giusto per essere sicuri, e si è impastato il mouse. Facciamo così, facciamo così, e poi con quello normale, così. Poi prendiamo i blocchi di redstone e anche i blocchi d'appoggio, ovvero la netherrack che mi ero portato, esatto. Hop, facciamo così, così e così. Successivamente prendiamo credo di dare con il TNT e questo esploderà, quindi attenti. Oh yeah, GG. Quindi ragazzi, cosa è successo? Queste cose servivano per far saltare la parte sotto i pistoni, quindi poi tutta questa roba si può rimuovere, compresa la bedrock. Guardate quanto scava velocemente la bedrock, quindi ho nuovo piccone Kawaii Asi con efficienza 5 e indistruttibilità 3. Tantissimo. Quindi toglio questa che servirà dopo. Prendiamo tutto questo. E le mettiamo via di nuovo. Poi a volte, e dico a volte, ti può anche droppare la bedrock. Ma dico a volte proprio, eh. Non è sicuro che te la droppi, però a volte te la può droppare la bedrock, quindi è anche molto utile. Comunque, poi leviamo anche questo. Ok, poi, questa parte me la ricordo, prendiamo questi e questi e mettiamo un pistola appiccicosa proprio qui, che non voglio sempre metterlo. Esatto, perché va messo subito, cioè, perché di prospettiva è molto difficile. Quindi, ecco qua, con, se mi ricordo male, questo. Infatti non era così. Prendiamoci questo prima di fare danni. Ok, poi successivamente. Ok, poi successivamente andiamo a togliere questo blocco di redstone, lo potete vedere, e attiviamo questo in modo tale che questa parte venga passata a questa parte. Ok, poi possiamo anche togliere questo. Fine. Poi non è ancora finita qui la macchina, perché adesso noi andiamo a mettere questi, prendiamo dei blocchi d'appoggio e la leva, in modo tale che noi mettiamo qui il blocco, la leva attivata, e poi togliamo questo blocco di redstone che non ci serve più. Ecco qui. Poi, ragazzi, ci alziamo ancora perché dobbiamo togliere questo blocco e questa rotaia. Mi raccomando, non togliete anche questo pistone, se no dovete fare di nuovo tutto da capo e non sarà per niente bene. Ecco qui. Poi, pistone appiccicoso e slime. Quindi qui è slime. Ok, mangiamo anche un attimo, please. Ok, perfetto. Infine, ragazzi, prendiamo l'ultimo pistone e poi prendiamo un altro blocco d'appoggio, ovvero l'ultimo, e lo mettiamo qui. Così dovrebbe funzionare. Ora, in teoria, se noi tiriamo questa leva, ragazzi, in teoria. Ok ragazzi, stavo dicendo, ho un attimo un contrattempo. Se noi togliamo questo blocco, tacchete raga, non c'è più la bedrock. Non c'è più la bedrock, ragazzi. Guardate, ha rimosso la leader, ma non c'è più la bedrock. Guardate, l'ha rotta. Non so con quale scienza, ma l'ha rotta, raga. Quindi abbiamo rotto la bedrock. GG. Quindi ragazzi, nei prossimi episodi qui ci faremo una base dove metteremo tutta la nostra netherite e cose. Ragazzi, lasciate un bel like per questo sforzo che in verità l'ho provato 2 volte perché la prima volta non ha funzionato, ma voi non lo sapete perché ho fatto un post edit. Ma ragazzi,
supportate con un bel like. Adesso torniamo giù con l'ultima enderpearl, ne avevo 7 prima. Ok, ragazzi, distruggete quel tasto dei like, distruggete come se vi fosse dato un pugno nell'occhio. Mi raccomando, anche iscrivetevi al canale e attivate ovviamente anche la campanellina, se no non serve un bel tubo. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!